Ci sono ancora troppe criticità in Campania. La questione depurazione non è più rimandabile. Denuncia Legambiente che in questi giorni, con tecnici e volontari a bordo della goletta verde, ha monitorato canali e foci di fiumi lungo le coste campane per rilevarne l'inquinamento. In provincia di Salerno 5 dei 13 punti monitorati sono fortemente inquinati. La foce del Dragone ad Atrani, in costa d'Amalfi, e poi quella dell'Irno a Salerno, del Picentino ai confini con Ponte Cagnano Faiano ed ancora il torrente sul fiume Asa, nello stesso comune, e la foce del canale di scarico a Marina di Eboli. In totale, in Campania, 14 punti sui 31 attenzionati dalla goletta verde risultano oltre i limiti di legge. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede della Lega Navale di Salerno. Qual è lo stato di salute dei mari della Campania dopo questo tour nelle nostre acque? Ci sono dei malati cronici, sono 11 dei 31 campionamenti che abbiamo fatto che risultano oltre i limiti di legge, addirittura fortemente inquinati, addirittura da 11 anni, come la foce del fiume Irno a Salerno, come la foce del fiume Sarno a Castellammare o quella del torrente Dragone ad Atrani. Bisogna intervenire su queste criticità, ma bisogna intervenire sullo stato di qualità delle nostre acque, completando i collettori fognari dove mancano e facendo i depuratori che servono. Ricordiamo che la Campania paga multe salate all'Europa delle infrazioni comunitarie per la mancanza di depurazione, quindi per un cattivo stato delle acque. Per quanto riguarda Salerno e la sua provincia, possiamo dire che le acque del Cilento sono tendenzialmente più pulite? Assolutamente, perché dei 13 punti indagati 5 sono tra inquinato e fortemente inquinato, e le acque premiate, quelle che premiamo da sempre, sono quelle del mare più bello, quelle delle vele di Legambiente Touring Club, che riguardano il lato sud di Salerno e quindi sicuramente l'area cilentana. E adesso abbiamo monitorato i 475 punti sui 480 km della costa campana. Sono punti critici a prescindere dalla situazione generale. Sono punti che teoricamente possono essere anche utilizzati come fonti di scarico abusivo, perché noi abbiamo anche delle linee di impluvio naturale dove arrivano le acque meteoriche. È chiaro che se qualcuno si aggancia a questi punti e scarica delle acque non conformi, è chiaro che poi si riverbera anche sulle acque di balneazione, ma quelli sono punti già interdetti alla balneazione ufficialmente e normalmente.